borghese. Lui ha visto e raccontato Villa Borghese sotto un'altra angolatura. Noi glielo chiediamo, buongiorno, grazie intanto per essere qui. Allora, qual è questo aspetto particolare che lei ha raccontato? Beh, questa è una raccolta, è una mappa di dei luoghi nei quali sono state ambientate le storie da parte di oltre un centinaio di scrittori. È un estratto rispetto all'intera città, all'interno di questo libro abbiamo raccolto tutte queste citazioni localizzandole, cioè in luoghi particolari anche all'interno della villa, e poi tematizzandole, cioè facendo dei temi, attribuendo a ciascuna di queste ambientazioni una classificazione su che cosa accadeva. Per cui ci sono temi molto semplici come amore e baci, cioè dove si svolgono. Le emozioni che sono infatti emerse più frequentemente è proprio quella dell'amore? No, non necessariamente, ci sono anche le inquietudini, le paure, oppure semplicemente le visioni di un paesaggio che si affaccia sulla città di Roma, oppure vi sono ancora la proiezione dei propri sentimenti che trovano una corrispondenza con il contesto ambientale. Lei ha anche un po' constatato attraverso questo percorso, no, di raccolta di queste situazioni, quanto sia cambiata Villa Borghese dall'Ottocento ai giorni nostri? Diciamo, anche se l'uso pubblico in qualche maniera è una caratteristica che sin dall'origine la cardinale Scipione Borghese esisteva, sicuramente quando diventa una villa pubblica questa ancor più viene fruita da parte della città e diventa uno spazio urbano nella quale si identifica la collettività, gli usi aumentano e dentro ci si ritrovano, così come nella realtà anche nella narrativa, tutti, dai nobili ai borghesi, ai ladri, agli innamorati, ai bambini che scorrazzano e via di seguito, l'intero mondo della città. Voglio ricordare che questo libro, appunto, Attrante letterario di Villa Borghese, è edito dalla Fefe Editori. Chi dovrebbe leggere questo libro? Chi è il primo fruitore di questo libro, secondo lei? Ma se questo libro, come questo genere di libri, incuriosisse le persone a una maggiore lettura e a fruire di più della città, in particolare dei parchi urbani, ecco, questo già sarebbe, secondo me, un buon risultato. Quale potrebbe essere il suo prossimo lavoro? Sempre sui parchi di Roma oppure no? Non c'è un obiettivo, probabilmente la città di Roma, visto che questo è una parte. Grazie allora a Fabrizio.